Buonasera, questa è una puntata speciale di A Tutto Campo realizzata nella serata della Gran Festa e cominciamo a sentire il primo parere del collega Stefano Brandinidini. Buonasera Stefano. Ciao Fabio, buonasera a tutti. Intanto venendo qua ricordavo che l'ultima festa che l'Arezzo ha fatto in piazza era l'anno della promozione di Mario Somma, quel mitico anno, e però questo vale quanto quello, ti chiedo. Ma secondo me vale di più, ma non lo dico perché viviamo, si vive di presente, quindi il presente ha sempre un valore più elevato, perché quell'anno comunque noi che andavamo in Serie B ce ne eravamo accorti alla fine del girone d'andata, no? Poi ovviamente tutti la scaramanzia, però in realtà si palpava, ormai la squadra era una macchina da guerra. Quest'anno invece abbiamo vissuto in un campionato tra i campionati, cioè siamo partiti con le promesse, siamo andati in difficoltà, poi è ritornata la speranza con una serie di ciarlatani che sono venuti a raccontarci tutte le più grosse castronerie. A un certo punto eravamo tutti convinti di morire, invidiavamo Vicenza perché comunque sta facendo un esercizio provvisorio strepitoso, grande entusiasmo, invece oggi ci ritroviamo qui a maggio ad aver festeggiato una salvezza senza play-out, quindi facendo un qualcosa di mirabolante, perché poi questa squadra non è che ha soltanto superato i 15 punti di penalizzazione, ma questa squadra ha superato i momenti di difficoltà. Ha regalato anche partite, nel senso che ha affrontato partite con la testa da un'altra parte, nonostante il grande impegno. Quindi l'impresa di quest'anno è un'impresa che resta unica. Io l'ho scritto, l'ho detto, non mi vergogno a dirlo, che secondo me questa è la stagione forse più importante dell'Arezzo Calcio per tutte queste cose. E mi fa molto piacere che la nuova proprietà stasera comunque abbia voluto consacrarla questa serata, una serata dove appunto ha invitato comunque, che ha dato una mano all'Arezzo, c'è una tavolata splendida, ci sarà poi l'abbraccio di tutti i tifosi che devono giustamente ringraziare questi eroi. E mi auguro però che questo entusiasmo rimanga alto, perché c'è il rischio che poi l'onda si infranga nella battigia e finisca. Invece no, questo è il momento che bisogna costruire, quindi ora è il momento che la società ha festeggiato tutto quanto, la prossima settimana dia subito dei segnali importanti e soprattutto faccia un programma di trasparenza. Questa città ha bisogno solo che della verità, io l'ho detto chiaramente sia Massimo Anselmi che la Cava, ha bisogno di verità, siamo stati presi in giro troppo, quindi non è che noi cerchiamo chissà cosa, la verità, un programma serio, un programma da poter sposare, e gli aretini vedrai, sì, botoli ringhiosi, ma vedrai che gli aretini risponderanno, perché poi l'hanno dimostrato. L'alchimia di questa magia è frutto di tutti, tutti hanno fatto la sua parte, la squadra in primis col mister, sicuramente la nuova proprietà alla quale siamo grati, i tifosi, la stampa, che la stampa si è scoperta stratifosa, comunque ha appoggiato tutto, quindi qui ognuno ha avuto il suo pezzetto di merito. Ecco, cerchiamo di fare in modo che non rimanga un episodio, ma che veramente si possa girare pagina e sia un nuovo inizio, ma un inizio veramente importante. Ecco, i nomi che poi li conosciamo, che sono quelli di che dal punto di vista poi pratico della ricostruzione, Ermanno Piagoni, il Testini che magari inizierà questa nuova avventura, ecco, sono nomi che ti lasciano ben presagire. Ma senti, ora, al momento io di organigramma non c'è nulla di ufficiale, si sta parlando comunque di persone di calcio, voglio dire, non dimentichiamoci che se c'è Giorgio Lacava c'è perché è stato portato qui da un certo signor Pieroni, che non mi sembra che uno che sia improvvisato nel calcio da oggi. Testini è uno che comunque sia ad Arezzo è ben voluto, ha giocato nell'Arezzo, anche lui era presente l'anno del clamoroso campionato salvezza l'ultima Carrara, con retrogusti diversi, ma comunque importante anche quello. È un ragazzo comunque che ha l'amaranto nel cuore, giovane, ha voglia di fare. Quindi i presupposti ci sono, però ripeto, c'è bisogno di segnali. Un segnale, magari parlare subito, blindare il mister, tutti sono a parlare del mister. Il mister è chiaro che ora è una bella donna che vogliono tutti, ma il mister è una persona che ha la testa sopra la media. Quindi io sono convinto che di fronte a un programma credibile, spendibile, il mister resta ad Arezzo, perché sa che in questa città c'ha dei crediti importanti che magari da un'altra parte non avrebbe. È chiaro che non possiamo pensare che il mister resti un'altra volta a tenere una baracca in piedi come è stata quest'anno, questo no, perché insomma non credo che sia masochista, no? Tra le cartoline audio di questa stagione ormai le mitiche tre parole che hai detto che doveva dire in conferenza stampa quel signor Gatto, no? Queste rimarranno tra le cose, il souvenir della stagione. Ma io sono stato frutto dell'istintività e della passione, della retinità. Io in quel momento mi sono sentito di dover difendere la mia città, perché basta, basta mesi di chiacchiere, mesi di prese in giro, advisor, broker, sembrava che si parlasse del Manchester United o del Real Madrid, basta. Quindi è stata un'esternazione d'impulso che rifarei molto volentieri, ne sono
orgoglioso di averla fatta, perché in quel momento ho sentito di tutelare la mia città. Dirò anzi che la città mi ha riconosciuto anche meriti o superiori a realtà a quelli che ho avuto, perché io penso che quello che ho fatto io forse l'avrebbe fatto anche un altro, ma sono contento di averlo fatta, perché devono capire, come ho scritto anche in un post, che i romani sono gli antichi romani, sono gli antichi romani, ma gli etruschi sono nati prima. Questo è importante. Insieme a Mario Agnelli, sindaco di Castel Fretino e tifosissimo dell'Arezzo, di cui ha fatto anche parte a lungo della storia recente, è una bella serata che, diciamo, era impensabile onestamente anche 2 mesi fa. Sì. A partire dal meteo stasera, un clima estremamente gradevole, una serata addirittura doveva piovere, c'è l'Arezzo, c'è la festa d'Arezzo, c'è un sereno e un clima mite veramente eccezionale. Io non so davvero da che parte farmi per dire chi ha i meriti in tutta questa cavalcata che ha portato l'Arezzo alla salvezza. Sicuramente la squadra, i giocatori, il mister, tutto lo staff, ma fino al magazziniere, insomma, hanno fatto tutti qualcosa di importante. Certamente il calcio non consente pause, secondo anche lo spirito del tifoso, dell'appassionato e anche dell'aretino. Da stasera, finiti i festeggiamenti, la gente giustamente vorrà pensare a cosa ci aspetta per il futuro, e io mi auguro che questo futuro, con tutto il cuore, sia un futuro all'insegna della tranquillità, all'insegna di quello che questa piazza merita, perché quando ci sono stati grandi momenti, tutti hanno risposto probabilmente sempre i soliti, sì, ma i soliti sono tanti ad Arezzo, e quindi io penso già al futuro. La serata di stasera è giusto godersela, ma dobbiamo guardare a domani. Ecco, ci sarà questa componente aretina insieme alla componente, diciamo, romano Perugina di La Cava, portato, cioè, il progetto nato da Ermanno Pieroni, che è un nome che, insomma, ad Arezzo evoca una grande pagina che sfiorò la Serie A. Ermanno Pieroni è stato coraggioso nel trovare un imprenditore coraggioso, perché di certezze uno ne poteva offrire veramente poche, e quindi la responsabilità di suggerire l'Arezzo a un imprenditore che doveva come investire in questa situazione è un doppio merito, bisogna riconoscerlo. Poi si fa sempre riferimento agli aretini e alla città. La città ha avuto modo di poter dire la sua e di fare qualcosa magari anche di concreto. C'è stato, per fortuna, qualcuno che l'ha fatto sul serio, però dobbiamo prendere atto che da fuori, sperando che sia arrivato un vento buono, è arrivata una nuova iniezione di fiducia e anche di concretezza. Quindi io vorrei vedere l'Arezzo in santa pace tutte le domeniche che gioca in casa, pensando che c'è solo da vincere le partite, senza pensare a tutto il resto. Insieme all'avvocato Mauro Messeri, che ha curato i ricorsi contro i 2-6, in un caso sono tornati 2 punti, anche se dopo ormai la salvezza sul campo, no? I tempi che si sono molto allungati, quasi hanno voluto attendere come finiva il campionato. Questa è stata la sensazione un po' di tutti, però ho visto che poi
non hanno avuto paura a prendere decisioni che hanno inciso sulla classifica. Questo non riguarda l'Arezzo, che per fortuna si è salvata da sé senza avvocati, però per esempio nel caso del Matera vedevo che hanno preso una decisione che ha sconvolto i playoff, per cui hanno deciso a prescindere dalle classifiche. Hanno confermato poi due dal Gavorrano e il proprio Piacenza ha penalizzato contro la soluzione di primo grado. Sì, ne avevamo parlato, quella del proprio Piacenza era una sentenza che lasciava discutere. Il giorno che abbiamo discusso noi ne parlavo col procuratore, che mi aveva detto che avrebbe impugnato, perché effettivamente lasciava un po' perplessi. I due punti comunque ritornati hanno accolto la tesi in parte della tua e della Ghezzi. Sì, c'è stata soddisfazione sotto questo profilo, perché lo dicevamo prima di andare, i ricorsi io l'ho sempre considerati fondati dal punto di vista del diritto, c'erano i presupposti perché potessero andare bene. Certo che a poterli discutere con la classifica che ti dà ragione c'è un'altra tranquillità. Sindaco, nessuna domanda, lei sa già cosa dire. Il suo cuore cosa le dice in questo momento in una piazza così? Cosa mi dice? Mi dice che 3 mesi e mezzo fa io non credevo di riuscire a vedere questa piazza così piena. Questa vittoria l'ha prodotta la squadra, ma i veri artefici, quelli che a un certo momento si sono frugati in tasca per tirarne fuori qualcosa e riuscire a consentire a loro di giocare, siete stati voi. Quindi voi siete i veri artefici di questa vittoria e io sono veramente orgoglioso di essere il vostro sindaco. Una bellissima atmosfera, grande festa, grande voglia di abbracciarvi, no? Sì, ce la siamo meritata tutti, da noi, dallo staff, da questa gente, quindi era bello concludere così quest'anno che è stato lungo e duro per tutti. Una squadra che è entrata nella storia, qualcuno ha detto vale più di un campionato vinto. Sì, ho sentito spesso dire questa cosa. Non lo so, vale tanto, quello sicuramente, anche per le emozioni che si sono passate dallo sconforto, invece poi per finire, per creare un'unione tra noi e questa gente che da poche parti l'ho visto, quindi io purtroppo di campionati alle spalle, purtroppo per fortuna ne ho parecchi, no? Però un'unione così tra squadra e città non l'ho vista spesso. È una base ottima per ripartire con la nuova società. Sì, poi ci sono tanti se e tanti ma, però sicuramente finire così è una bella cosa. Adesso non è il momento di pensare al futuro, se non quello imminente, quello di festeggiare, di giustamente godersi questo momento. Poi speriamo che ci siano le basi per continuare. Con Roberto Cucciniello, mesi di sofferenza, mesi di patire, come si suol dire, adesso ci si rilassa un attimo, sì, pensando direi al presente. Sì, direi di sì, ora stasera godiamocela tutta, festeggiamo, ce lo siamo meritati tutti e quindi che sia una bella festa, insomma, stasera. E poi dopo, dalla prossima settimana, iniziamo a guardare avanti, perché anche lì ci sono ancora tante cose da fare, assolutamente. Perché poi giustamente lo diceva Mario Agnelli prima, no? Il tifoso sì, è contento, però già adesso tra un'ora chiederà che si fa. No, vabbè, a parte chiedere che si fa, dobbiamo ancora completare tutto l'iter che ci ha portato all'acquisizione della vecchia Unione Sportiva Arezzo, per cui ci sarà da finire di pagare il debito sportivo e da fare l'iscrizione entro giugno per la nuova società, acquisire l'affiliazione. Quindi insomma, da un punto di vista burocratico c'è tantissimo ancora da fare, però insomma stasera godiamoci la festa intanto, che è importante. E niente, poi stasera la festa, io se mi dai un minuto di tempo, vorrei che insomma anche stasera sia dato un pensiero a tutti quelli che non sono qui con noi a godere di questa magnifica serata. Io anch'io ho 3 amici nel cuore che purtroppo non sono qui con noi, che erano solitamente accanto a me negli spalti, per cui questo grande traguardo che abbiamo raggiunto con la sofferenza, quella cosa la voglio dedicare
la voglio dedicare a loro tre e spero che insomma ci ricordiamo anche di chi non è più con noi, ma che insomma aveva il cavallino nel cuore. Ci uniamo anche il nonno, che tutte le volte che lo incontravamo, sì, no? ci chiedeva nonno. Sempre quando parlate della Giostra e della Rezzo. Della Rezzo, sì, anche il nonno era un aficionados degli allenamenti, aveva arbitrato anche un sacco di partite amichevoli della squadra, per cui è un ricordo che poi insomma tra Giostra e calcio a me mi prende in pieno. Ha arbitrato anche me quando ero ragazzo, per cui come non ricordare Massimo Bianchini, come non ricordarlo. Senti, dalla componente della tifoseria che tanto ha fatto e ha avuto un ruolo determinante, c'è un presidente che è molto tifoso, no? L'abbiamo visto non solo a Carraga, l'abbiamo visto anche nelle partite precedenti. È un tifoso molto, molto passionale, e questo qui è bello perché è molto vero, molto sanguigno, molto trasparente, insomma, ecco, e per cui ha l'esternazione, non ha uno schermo, è molto sincero e vero, per cui speriamo che insomma anche questo sia di buon auspicio per il futuro, assolutamente. Lo faccio dire a loro: sarò con te, continuando a giocare. Perché lo sai, sarò sempre a girare su e giù lo stivale con la stessa passione. Tu, facciamoci un grande applauso. C'è il presidente di Estra, Francesco Macri, presente a questa serata festosa che sembrava ormai quasi impossibile, no? Qualche mese fa. Sì, siamo molto soddisfatti perché Arezzo è sempre stato molto importante per la nostra immagine, il calcio è nel cuore di moltissimi italiani e molti aretini, e anche l'azienda che rappresento ha fatto la sua parte. Per ultima ha messo, come dire, l'ultima fetta che mancava per salvare la squadra. Poi il resto ce l'hanno messo veramente in maniera importante i giocatori, l'allenatore e questa nuova compagine che finalmente si è affacciata e ha preso in mano la situazione. Speriamo che l'Arezzo possa trovare un po' di serenità e riprendere il proprio cammino. Valuterete poi in base al progetto, no? In che modo eventualmente sostenere la società? Io ebbi modo di incrociare quello strano personaggio di Matteoni, avevo avvisato tutti perché avevo compreso prima di altri la pochezza e l'affidabilità del soggetto, e a lui gli dissi molto schiettamente che non avremmo investito un euro nel suo progetto, perché non era un progetto, era una cosa molto poco chiara e incomprensibile. Quindi vediamo, insomma, io credo che ogni città debba fare il calcio che si merita e che si può permettere, quindi serve la politica dei piccoli passi senza sognare grandi cose, meglio fare un calcio a misura retina, investire sul vivaio, su un altro tipo di Arezzo, o si riparte in questi termini o non ha senso. L'ufficialità anche al prossimo personaggio che salirà sul palco, perché con noi il nuovo direttore generale Ermanno Pieroni. Buonasera direttore, diamo l'ufficialità proprio in questo istante, diamo il benvenuto su questo palco al nuovo direttore sportivo Emiliano Testini! Benvenuto, bentornato! A parlare al signor presidente, mi perdoni ma si becchi questo applauso. C'è allo stadio la partita. Intanto le do il microfono, ma voglio chiamare anche il suo vice. Insieme al sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, quante volte è stato chiesto dell'Arezzo in questi mesi? Tante volte. Tante telefonate, tanti incontri. Ma è stata una galoppata, io dico, da,
da metà gennaio, febbraio a oggi è stata una gran galoppata con tanti ostacoli da superare, tutti superati brillantemente. E ognuno ha fatto la sua parte senza dare merito o demerito ad alcuno, ma soprattutto la squadra che ha fatto questo risultato sportivo veramente eccezionale. Poi noi ci siamo messo il nostro, si è convocato gli imprenditori, si sono messe insieme le risorse, però devo dire che è quello che ha coronato il tutto è il risultato sportivo. D'altra parte il calcio è uno sport, è stato giocato come deve essere giocato uno sport, con la passione, col cuore, con la capacità. E ci siamo salvati, quindi grande gioia questa sera. Anzi, vi dirò di più, che autorevoli fonti giudiziarie mi dicono che l'Arezzo si è salvato, e stavolta è vero. Questa è una bella frecciatina. Oh. Ecco, molti hanno anche rimproverato, perché c'è chi chiedeva interventi, chi no, magari non segue il calcio, dice perché tutto questo impegno per l'Arezzo, senza dimenticare che Arezzo è anche un veicolo per la città. La presenza del sindaco in questa vicenda ha il preciso significato che io non è che ho sottratto impegno e come dire, energie al mio lavoro di sindaco, ho sovrapposto a quello un'attività di scouting nei confronti degli imprenditori per raggranellare risorse. Perché? Perché la squadra di calcio, nel bene e nel male, è un simbolo di questa città, e quindi dopo tutte le batoste che Arezzo aveva avuto non poteva perdere anche il simbolo del calcio e vedersi fallita e retrocessa. Cioè, io non accetto che i sindaci di altre città mi guardino dall'alto in basso perché sono il sindaco di una città la cui squadra di calcio è fallita. Si doveva salvare, si è salvata, è una vittoria per tutti, ovviamente per prima la squadra, ma è una vittoria per tutta la città. Ma io penso che questo è il suggello di un qualcosa di veramente straordinario che è nato in questa città grazie a un allenatore, a uno staff tecnico, a un gruppo di ragazzi, prima grandi uomini e poi ottimi giocatori. Con il presidente Giorgio Lacava, allora, una serata che è diventata un sogno isperato a un certo punto. Se pensiamo solo due mesi fa dove eravamo, non si sapeva se il calcio sarebbe continuato ad Arezzo. Abbiamo vissuto due mesi proprio clamorosi, direi, da tutti i punti di vista, con momenti belli, brutti, e poi il momento bellissimo di Carrara, che abbiamo tutti vissuto molto intensamente. Ecco, come è riuscito a entrare così nel cuore del tifo e anche di questi colori, per sentirli così fin da subito? Allora, ripeto sempre che io purtroppo sono un malato del calcio, e chiaramente le squadre dove dopo divento, entro dentro in società, per me diventano le mie squadre. E quindi, però in questa città proprio mi sono subito trovato molto molto bene, e ripeto, non era facile, perché penso che con le persone che arrivavano da fuori, grandissimo feeling non c'era stato, quindi sono veramente molto molto soddisfatto. Poi una serata come questa rimarrà la storia. Quali saranno, ecco, le parole chiave di questa presidenza? Di questa... Le parole chiave di questa presidenza ci pensavo oggi, perché qualcosa dovrò dire, sono poche. Le parole chiave sono una società normale. Una società normale in calcio vuol dire rispettare le scadenze, vuol dire essere seri, vuol dire veramente sviluppare un settore giovanile, vuol dire fare tutte le cose per bene, per la squadra, per l'Arezzo e non per altri scopi. Come dovrebbe essere il calcio, ma non lo è quasi mai. Manno Pieroni sarà direttore generale. Ti do le cariche ufficiali, che ormai già si sanno. Ermanno Pieroni, anche perché ricordiamoci sempre che Ermanno Pieroni, se non c'era Ermanno Pieroni io qua non c'ero oggi, direttore super generale, e sono molto contento che Emiliano Testini è direttore sportivo, anche perché Ermanno Pieroni ha fatto esordire a 18 anni, mi diceva, oggi in Serie A, Emiliano Testini, quindi è veramente una bella storia. Quindi si intrecciano i loro destini. Sì, si intrecciano, ma nel calcio spesso succede questo. Quindi si cercherà, lui è bravissimo, l'ha già dimostrato, sì, in tutte le piazze, Arezzo ricordiamo arrivare fior di giocatori dal Perugia, sì. Poi era fallito all'epoca, sì. Però arrivarono grandi giocatori. Grandi giocatori, beh, fortunatamente sia Ermanno che Emiliano hanno tante conoscenze nel calcio, e queste, cioè, specialmente a questo livello, sono molto importanti. Si parla molto di queste squadre B, voi siete favorevoli o no? Io
non so che dirti, perché è una cosa molto all'italiana, che all'improvviso c'è, via, fanno un cambiamento così. Per certe cose in Italia passano decenni, invece questa in 2 mesi l'hanno decisa. Non so neanche come si organizzerà, però penso che dovrà essere accettata da tutti, quindi è chiaro, già per un discorso molto semplice, i giovani che tu prendevi da certe società non li puoi prendere, quindi è un danno economico importante per le società, diciamo, che non hanno le squadre in Serie A, Serie B. Ragazzo, sarà una squadra giovane, italiana? Beh sì, io penso che dobbiamo assolutamente ripartire dai giovani, perché dobbiamo anche ricordarci sempre da dove siamo partiti, 15 marzo, e da dove questa società è partita, con un esborso importante per far sì che la, che l'Arezzo sia, giochi il prossimo anno in Lega Pro. Quindi i conti sono da far quadrare, diciamo. I conti si devono far sempre quadrare, nel campo e fuori. Spero che ci siano altri aiuti a livello di imprenditori. Io spero che adesso la città aiuti concretamente, questo per i tifosi vuol dire chiaramente abbonamenti. Spero e penso, perché stasera ci sono tanti sponsor che abbiamo voluto ringraziare, perché era giusto, perché senza il loro apporto l'esercizio provvisorio non sarebbe avvenuto. Ma sono abbastanza ottimista, poi Massimo Asselmi è un aretino, quindi penso che da quel punto di vista lavorerà molto bene. Salutiamo Lorenzo Ferrari, Davis Talarico, Francesco Mazzarani, Luca Lulli, Fabio Foglia, Aniello Tutolo, Davide Moscardelli, Marco Cellini, Flavio Uberti, Zacca Muscatta, Alessio Luciani, Giuseppe De Feudis, Antonio Di Nardo, Giacomo Cenetti, Massimiliano Benucci, Samuele Perisan, Roberto Triscolo, Filippo Gerardini, Fabio Della Giovanna, Matteo Franchetti, Matteo Belvisi, Leandro Campagna, Alessandro Semprini, Ricci Marco. Salutiamo anche, non sono presenti, Giuliano Regolanti, Mattia Ravanelli, Stefano Ferrario, Turtis Jeveli, Attila Varga e mio amico Sergio Sabatino. Signore e signori, questo è l'Arezzo! Con il vicepresidente Massimo Anselmi, intanto a livello personale, che esperienza è già adesso? Ma è la conferma di questa emozione che continua in questa serata, appunto, di festa. È una piazza incredibile, bellissima, piena di tifosi. Quindi, insomma, si mettono le basi su quella che è la nuova società, presidente ha le idee chiare, messa a scuola di giovani, i conti devono quadrare, non si devono ripetere gli errori del passato. Assolutamente, abbiamo già ieri fatto una riunione importante, determinante per assegnare ruoli, e quindi dalla prossima settimana lavoreremo appunto per il futuro. Ecco, una città che tra l'altro si è informata, sempre risposto bene, no? È vero, è vero. Infatti è proprio questo lo slogan, deve essere trasparenza da parte della società, perché se la società oggi è qui non è solo grazie a noi ma ai tifosi, a Orgoglio Amaranto e a questa città che è unita insieme alle istituzioni da non dimenticare. Non avete fatto poco in un momento di incertezza comunque investire, no? su una società che non si sapeva in quel momento se poteva mantenere la categoria. È vero, però c'era forte fiducia perché le cose funzionavano veramente bene nel senso che c'era unità di squadra, il mister ha fatto grandi cose, quindi eravamo confidenti che poteva esserci questo risultato, anche se non diretto come così, ma ci saremmo giocato i play-out sicuramente alla grande. Massimo Paone! Sì.
Abbiamo un Riccardino elegantissimo questa sera, come è nato questo look? Look, stasera sono ospite d'onore come cantante Pupo, perché... C'è Pupo stasera? No, non c'è, Pupo. Lo faccio io, lo, fai te. Lo faccio per contenta tutta la squadra e la società, sì. E anche i miei ragazzi di domattina che si va a Pisa. Quindi che cosa ci canterai questa sera? Canterò Su di noi. Facci sentire un po'. Su di noi, per fare una nuvola su. Nuvola? Cioè. Nuvola. E buona record per te Fabio anche. Bravo, capito? Ti ringraziamo della tua presenza. L'altra volta venne anche i miei ragazzi nel 2007. Sì, la nostra trasmissione. Che hanno detto di me? Niente. Sì, sì, hanno ridevano. Di me? Ridevano simpaticamente. Ah. Allora il prossimo anno ritornerò. La canzone che vi dedichiamo da parte mia, da parte di tutta la squadra. Tutti insieme! Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, perché noi ti siamo l'Arezzo e questa sera festeggiamo. Massimo Pavanel e Emanuele Pieroni ci ha annunciato che oggi c'è stato un incontro per capire se si può andare avanti insieme. L'Arezzo comunque vuole continuare con Massimo Pavanel. Quando sceglierà la riserva? Adesso devo, come avevamo detto, insomma, mi prendo dei giorni, devo andare a casa e parlare bene di tutto, però mi ha fatto enormemente piacere sentire la società così vicina e convinta. Questa è una cosa sicuramente che mi fa onore. Ecco, dopo l'incontro di oggi c'è più possibilità di andare avanti insieme. Ma non è che non è che sono cambiate le percentuali. Cioè, dovevamo parlarci, però ho visto il direttore molto convinto e molto, molto pieno, cioè con voglia di fare. Questo sicuramente per me... Sono le cose che ti fanno pensare. Senti, la scelta familiare, ecco, quanto peserà in questa decisione? Non voglio portare tutto là, cioè lasciatemi gestire la mia familiarità, dai, ok? Grazie. E concludiamo questa puntata con Gianni Brunacci, allora una bella serata e che è un buon viatico per ripartire, no? Sì, il buon viatico per ripartire è stata la salvezza diretta a Carrara, però diciamo che anche questa sera è di buon auspicio per quel che riguarda il rapporto tra il pubblico e la squadra e l'Arezzo. Il rapporto tra la città e la squadra è stato recuperato alla grande, perché l'anno scorso c'era stato qualche problema, soprattutto in finale, e quindi si riparte con fiducia. Naturalmente, appena ci sarà qualche delusione, gli aretini saranno pronti a manifestare il loro disappunto, ma intanto godiamoci la situazione. Sì, ci sono tanti se, appunto, perché a partire da Pavanel, che potrebbe per ragioni familiari, così ci ha detto Ermanno Pieroni, che oggi l'ha incontrato, potrebbe cedere alla tentazione di ovviamente avvicinarsi a casa. Sì, diciamo che oggi si sono visti a ora di pranzo e Pavanel ha chiesto di poter riflettere qualche giorno. Ancora non si è ben ripreso da questa situazione, bisogna lasciarlo un attimo calmo. Beh, effettivamente ha dei problemi familiari che deve risolvere, è incerto, il cuore gli direbbe di rimanere, però insomma deve pensarci. Cosa consigli infine alla nuova società su come operare, su come partire, su come rapportarsi alla città? Bisogna sfruttare questo momento, questa unione attuale va sfruttata, e quindi bisognerà fare iniziative, bisognerà che l'Arezzo faccia iniziative in favore dei tifosi, soprattutto
anche con gli accessi allo stadio, in modo da coltivare questa, questa positività che c'è in giro. Io credo che questa sia la cosa principale. Dal punto di vista della squadra, la squadra buona è, un'ossatura comunque rimarrà, perché c'è chi ha contratto anche l'anno prossimo e sono buoni giocatori, non è che sono gli ultimi. Complessivamente, se troveranno dei giovani buoni, la squadra potrà essere buona. Speriamo che rimanga Pavane, non è detto. Nel qual caso la scelta dell'allenatore sarà importante. Grazie Gianni Bonacci, buona serata. La musica, per favore.